Hello! Vediamo un altro po' d'acqua. Oppi, veramente non la vedo. Tu la vedi? Top laner. Cioè, è con la P. Pantheon. No, E ora esce. buggata. Sarà fare support? No? Fare jungler. Incredibile. Potremmo bannare Janna lì in... Anche Lux, visto che c'era prima. Come mai ancora online? Volevo streamare per il mio amico Alberto. Allora con la scusa streamo anche per voi, visto che è il mio lavoro. Ciao Burno, non mi piacciono i free boots perché Nico è un campione che può rombare early game. Il coach degli Astrali, sì, scusate, non è il mio amico. Ma in realtà Kindred è un po' counter, Nico. Ah, così? Eh sì. Ho Brown Blitz che giocare la nostra partita. Perché? Perché sono molto forti contro Kindred. Ah, è vero, me l'hai detto. Nico è terribile perché tu ulti. Sì, lui ulta. Lei ulta, ciao. E ti nullifica la ultimate. Uno scam. Sei è che sei inutile. Comunque, eh sì. Tu vorresti one shottare e lei ti nega il one shot. Inutile. Nico fa quello. Potremmo giocare anche Alistar che è molto forte contro Nila, ma è terribile contro Xerath. Blitzcrank senza neanche pensare. Teniamo lui, che comunque sono tutti squishy. Possibile che Xerath sia support, possibile che arrivi qua sì. Support un Taric, che ci dà fastidio, ma nemmeno troppo. A piacere vederti molto meglio in quest'ultimo periodo. E me lo diceva Alberto, sarà vero. Mi trovo anche molto abbronzato. Non si vede secondo me dalla cam. Forse se aumentiamo un attimo la luminosità riusciamo a fare qualcosina. Ex col bicipite. Oh minchia, Brown support una merda. Ci hanno veramente counterato. Ci servirebbe Poke top, ma un Poke top laner non esiste praticamente. Vayne forse, è un'idea? Non lo so, King. Non mi piace questo draft. Top lane chi è che va là? Pocanone torna in BTL con un roster da urlo. E ci fanno addirittura articoli di giornale da urlo adesso. Perché devi ci difendiamo, rimaniamo umili, rimaniamo umili, mentre rune di Blitzcrank sono sbloccate di loro. Spiegami un attimo. Dei Dara, no sì, grazie nel caso. Twisted Fate si gioca dopo ora. 284 cannone. Mica scemo. 24.303 grab presi da quando li contano. Sì, quindi okay. Probabilmente sarei a mezzo milione. Un miliardo e mezzo. Miliardo. Comunque la lane phase è terribile. Brown blocca io d'attacchi e lei blocca io d'attacchi. Contro Draven e Blitzcrank anche comunque c'ha un attacco potenziato. Sarà difficilissimo. Come si chiama il coach di Ligpedia? Michael Albert, che zitto. Questa bella stellina? E sei tu! Guarda che labbio. Che coglione. Lui è ancora più coglione. Quanto velocemente lo vuoi mutare? Sì.
Minions have spawned. Beh, Niculi, grazie per i tuoi mezzi. Secondo me è più importante, eh. Minchia, ragazzi, non mi aspettavo di farci anche dei soldi su questa live. Ma quanto è figa sta skin? Sì, tipo Chainsaw Man. Molto seghe. Ma tipo Borderlands. Ma quanto cazzo è bella. Minchia. Mamma mia. A un certo punto ho vanizzato. Mi sembrava Kha'Zix. È un insettone. Però le grafiche sono proprio di Borderlands. Benissimo, potrebbe avere in base addirittura. Oh, non sto giocando bene. Quel grab era prendibile. Sono un po' fuori focus. Ma nemmeno di tanto, solo questo grab. È un matchup sicuramente tragico. Perché ripeto, Draven non farà danno. Poi col bugger Nila, una bella truffa. Anche se c'è da dire che... vedi, vedi, io qua gli ho fatto il knock up, lui ha tirato due destri. Guarda, capisci? Non so come funziona quel campione. Quel campione blocca gli auto-attacchi. Considerato su un campione come Draven che basa tutto sugli auto-attacchi. Brown blocca gli auto-attacchi. Lei mi blocca anche la E, l'auto-attacco potenziato. Quindi puoi capire che non siamo in un bel matchup. Però Kassin che si prende questa kill. La c'è bestia. È tanto bella quella skin di Dream, veramente. Mm. È un effetto. Con il Batman sotto. Borderlands, ci hai mai giocato? Ho idea di che cosa sia. La grafica ricorda. Spara tutto? Sì. Fino a presente, ma non ho mai. La grafica è molto simile a questa skin. Cartoonish, sì. Sì. Che cazzo fai? Un cazzo di un panino. No, farmi e basta. Il problema è che gankare Serf sembra abbastanza inutile. Cazzo, non moriva quella, però il roaming era giusto invece. Possiamo fare cooldown action? Tabi? Mi farei Tabi sta partita perché c'hanno veramente tanti auto-attack, anche TF e auto-attack. E il Roxera fa schifo. Anche se non stanno infatti Tabi. Li hanno messi dall'8... prima tankavo il 12% gli auto-attacchi, ora l'8. Però danno più armatura adesso, credo. Credo. Costano 100 gold in meno. Ma credo che sia un nerf. Che faccio col Dragon Action lo stesso. Cassa mi può fare 1v9. Cassa mi può fare 1v9. A parte quello, ma. Attivo.
perlomeno antipatico. Cazzo. Sembrava grabbato. Cazzo. Finisce, ma finisce di un male per voi. Però anche il flash. Mi sa che non muoiono gli altri. Lui ha preso le stack. Hanno forzato leggermente troppo. Il problema è che Draven sarà inutile. Anche se comunque ci sono delle istanze dove noi possiamo giocare. Cioè grazie a Blitzcrank comunque tu ingaggi e decidi tu i termini del fight, quindi magari non riescono a outplayarlo. Chissà se ce la facciamo a prenderlo. Non sembra una brutta call. Però il fatto che abbia fatto lo standard lì non mi piace una cosa. Lo standard da attack speed. Sia a me che a lui. Meno male, ma hai detto che finisca male. Poi si finisce male. Ah, muore pure carte. Allora, King Comp King ci countera. Anche Lucian non mi piace. Anche se Lucian top sta stringendo. Secondo me si è pentito. Questo non me lo dovete far fare. No, ho fatto finta di ingaggiare Brown sperando di stoppare le call. Io c'ho il 6 adesso. Abbiamo delle chance comunque di vincere. La wave è messa benissimo. Oh, questa è la babbia, sai? Comunque Xerath sta facendo delle signore cazzo di ultimate, eh? Sempre al posto giusto, al momento giusto. Forse qui si fa male, Nile. Il fatto è che anche se grabo Nile, guarda quel bastardo di Brahma ad aiutarla. Sto facendo lo stupido sperando che mi aprono un barco. Sta maxando la Q però Brown, cosa che non approvo assolutamente. Due kill nel momento giusto.
è fin troppo difficile. Io che sono stato la Nila, lui ha frecciato la ulti, abbiamo vinto per miracolo col jungler. Veramente, come vedi, è un matchup di merda. Non sapete nemmeno che cacchio buildarmi. La cosa bella di queste scarpe è che ti danno un sacco di cooldown reduction, ti fanno fare molti più grab e funzionano anche con l'X Flash, quindi ce l'hai ogni 15 secondi e 38 invece che ogni 20. È sbloccato. Ovviamente c'è anche questa roba qua. No, questa roba qui che ti riduce il cooldown delle spell. Un po' morire il tizio, meno male che va via, guarda. Forse riesco a grabbare il carretto al Draven. Potrei anche rombare Midian, cioè botten è veramente un miracolo che non stiamo perdendo, non so come sia possibile. Qui ci dovrebbe essere Kindred. Ci potrebbe essere tranquillamente Brown Midian, mi sta un sacco di tempo. C'è un buco? Cazzo! A te non so più. Muore. Si salva per miracolo. Non si salva. Ti ripeto, King, è una brutta draft. È un miracolo che sono 0-2-4 e non di meno. È proprio difficile, difficile, difficilissimo. Tipo qua. Questa è la cosa migliore che sono riuscito a ottenere. Vabbè, però io abbiamo dato un po' di vita. E mi faccio questo, credo. Stiamo giocando sasso contro carta. Ci dovrebbe essere anche il loro jungle adesso. Di ulti forse muore, ma non muore di ulti. Cioè, stiamo giocando veramente on the edge. Cioè, abbiamo la tubercolosi e comunque andiamo in montagna. Mancato giusto, ah no, era grid. Ah, no. Faccio un mezzo. Oioioi. Vediamo che tiltino, cazzo. Questo non è grave, però da un punto di vista di... vedi, questo quel play casting ci piace. Draven è inutile, King, era meglio se la prendeva casting. Sì. Io faccio... Cazzo, cioè, dopo un po' prenderà vantaggio... Aspetta un secondo, scusa. Knights o Locket? Il fatto, ti ripeto, è che Braum lo nega tantissimo. È vero che io sono Blitz, che magari grabbo uno e Braum non fa proprio in tempo fisico ad arrivare a proteggere. Però anche Nila, che gli blocca gli auto-attacchi. E quanto glieli blocca? Un secondo? Due auto-attacchi? Li blocca anche su un alleato che le sfiora. Quindi non so su di lei. Su di lei mi pare 2 secondi. Qui forse posso killare.
No, c'è TF che mi ult. Oh, sto godendo. Quella è una kill della merda. Quella mette tranquillità perché cazzo invece non le può cagliare. Però noi dobbiamo andare in mid, non dovremmo essere qua. Non credo che muoia. Oddio, è già morto. Lui non muore. Però Draven non ho capito perché è andato. Io non lo devo seguire. Più sono scarsi, più flamma, incredibile. Come in Chihuahua. Ti abbaiano. Porca boia. Guarda se vuoi. Potrei flashare. Quello è morto. Strano vedere a sto livello. Cioè, spera te l'avete ucciso. Era da solo lì, ha trollato. Stava pushando mid lane in maniera greedy. Non aveva side, ma è tiltato, chiaramente, ha flammato nel chat. Giochiamo per Drake. Il Nets com'è? Ma io faccio il Locket. I loro carri principali sono TF e Kindred. Qui possiamo ammazzarli. A capo, ma che è? Più adesso comunque, come vedi, è counter match up, ma abbiamo comunque outplay potential. Ho messo l'exhaust, non ha levato danno. Non muore forse. Oddio. Forse cioè, è già morto. Kinder dovrebbe avere la ulti. Non dovrebbe essere un problema. No, no. Truffata proprio questa. Questa, quella wave è già più greedy. Qui ci dobbiamo fare un TP forse. Ah, che cazzo. Abbiamo Draven che è fittato, non ha senso tutto questo. Blitzkrieg can sit pick here. Also a king. Cioè, ma non discutiamo, inutile. Farci bocchi a vicenda. Difendibile, a voglia. Se sorrendono siamo contenti. Spariamo. È il coglione di Jarvan che non ha... è tutto tanto che vinto. Sì, li fai tryhardare di più. Vediamo se riusciamo innanzitutto a uccidere il Baron Nashor.
Seven, ok che siamo i tuoi schiavi, però potevi almeno fare... facevo un passo in più, evitavamo che ci casse. Oh, il locket. Minchia, ho fatto bene a fare il nezzo. Ora, cioè questo solo per Draven è rotto. Prima, se hai notato, ho ridato il nezzo un attimino a Jarvan, che stava per morire. Così da far ritankare abbastanza per farlo ultare. Non moriva sicuro. Di solito non si mette il nezzo sui tank, però in quella situazione mi sembra appropriato. Qui ci vorrebbe essere qualcuno. Volevo rubare quello grosso. Ci devo accontentare. Un eraldo. Dove stai andando, amico Jeff? Oh, ah, certo. C'è Xerath? Sì. Ero convinto che l'avevi preso. Ora manco tu mi prendi sfigato. Io muore quello? Sì. Quello è già morto. Benvenuto King. Ah, Asa King. E prendilo un grab. Benvenuto King. Ah, Asa King. Che altro è più un problema psicologico che di draft, perché secondo me loro potrebbero ancora vincere, ma hanno veramente poca sia coordinazione sia speranza. E chi è questa bella figlia? E sei tu? Trenic con Xflash, grazie o al sabbo. Potremmo dire, no? Ah sì, mi ha ammazzato tutti. Oh. Buona, devo farlo subito, so. Questo game non andava vinto, te lo dico, questo game non andava vinto. Sei troppo più forte di questo game non andava vinto. L'abbiamo portato a casa.
Quella bot era veramente come se loro erano pay to win e noi eravamo free to play. Però quella è la dimostrazione che sai gestire bene anche... Godo. Onoriamo Draven. Anche i counter matchup. Benvenuto King. Zaki. Bella Magni, grazie per subscribe. Hanno onorato tutti Draven, incredibile. Draven non mi onora. Benvenuto King. Zaki. Perché fai così, coglione? Questi qua hanno flammato. Lui per lo sfregio. Bella Reborn, grazie per subscribe. Grazie ragazzi. Io queste live non le faccio per fare soldi. Però se arriviamo a 1000 abbonati mi fa piacere. Cioè questa live la faccio in onore di Michael Albert, il coach di Astralis sfocato. E... Però sì.